siamo felici perché abbiamo chiuso un percorso virtuoso di approvazione del bilancio e della finanziaria che è iniziato prima di Natale, che abbiamo chiuso appunto in queste ore, che nonostante il governo sia ancora in approvazione di finanziaria, nonostante tutti i ristori promessi dalla conferenza Stato-Regione non ancora siano arrivati nella regione, nonostante i tagli, nonostante le mancate entrate, noi riusciamo a chiudere un bilancio in equilibrio, riusciamo a rifinanziare tante norme e soprattutto mettiamo in regime una serie di attività che nei prossimi mesi dell'anno noi riusciremo a riportare ai livelli degli anni precedenti grazie a quelle che sono sicuramente i potenziali ristori che nei prossimi mesi noi siamo certi anche parzialmente arriveranno. Quindi tanti fondi ai comuni, tante leggi rifinanziate, tante opere che faremo anche nei piccoli comuni, insomma un ottimo strumento approvato in tempi record che dimostra che questa maggioranza è unita e compatta e che sa portare avanti e sa mettere in sicurezza i conti della Regione Abruzzo nonostante un anno particolare, nonostante questo anno sia stato praticamente dedicato alle leggi per ristorare gli abruzzesi.